Hai scoperto la dieta chetogenica, ma non sai di preciso come funziona. Hai cercato informazioni su internet, ma non ne vieni a capo. Hai trovato persone che vogliono venderti dei prodotti a dei prezzi folli, cercando di convincerti che la strada più veloce per perdere peso è che ti bastano solo 21 giorni. Fermati. Sei nel posto giusto. Il dottor Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista esperto di dieta chetogenica, ti guiderà con questo podcast in questo meraviglioso stile di vita. Ma non solo. Troverai storie di successo dei suoi pazienti e interviste esclusive con medici e professionisti legati al mondo della dieta chetogenica. Iscriviti subito al canale e non perderti le prossime puntate. Benvenuta in Vivere in Chetogenica. Bentornata sul podcast di Vivere in Chetogenica, l'unico podcast italiano che parla solo ed esclusivamente di dieta chetogenica in tutte le sue forme e dello stile di vita chetogenico che ne consegue. Al microfono sempre Lorenzo Vieri e oggi parliamo di che cosa bere in dieta chetogenica, quindi quali sono le migliori fonti di idratazione per questo tipo di alimentazione. Siamo all'episodio 24. Insomma, cominciano ad essere tanti, quasi mezzo anno di pubblicazioni. E oggi quindi parliamo di questo argomento che, insomma, anche nelle sedi di consulenza privata mi viene chiesto molto. Quindi parlerò di tutto quello che puoi bere o non puoi bere in questa alimentazione, ma prima per ricordarti questo, cioè di mettere 5 stelline se ti piace questo episodio e lo ritieni un contenuto di valore sul podcast, sulla piattaforma podcast, quindi dai questo rating delle 5 stelline così mi aiuti a divulgare questo episodio e tutto la divulgazione che sto facendo da ormai 2 anni insieme a tutto lo staff che lavora con me. E non dimenticarti anche di iscriverti al gruppo Vivere in Chetogenica su Facebook, che conta tante persone, 26.000, che ogni giorno si scambiano informazioni, pareri, opinioni, consigli e ricette su questa alimentazione. E non solo, il giovedì sono in diretta su Facebook, appunto sulla pagina di Vivere in Chetogenica, per rispondere a tutte le domande gratuitamente che vuoi farmi o che mi vengono fatte da altre, diciamo, praticanti di questa dieta come te. Quindi non perderti questa occasione di interagire gratuitamente con me e risponderò a tutti i dubbi che puoi avere. Entriamo nell'episodio di oggi, quindi entriamo nella parte cosa posso bere o non posso bere in dieta chetogenica. Su questo viene spesso fatta molta confusione, ci sono varie teorie, vari fanatismi, varie religioni, varie complotti di quello che si può o non si può fare, quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza, anche perché molto spesso ci si perde veramente in un bicchiere d'acqua, tante volte con questo tipo di iper ragionamento sulle cose. L'obiettivo anche per chi lavora con me con le consulenze, l'obiettivo è snellire, semplificare, mettere sempre più sul pratico le cose e meno sul teorico, in modo tale che sia facile mettere in pratica un programma alimentare, sia facile metterlo in pratica a lungo termine, sia facile garantire un risultato nel lungo periodo. Quindi questo è il nostro obiettivo, cambiare delle abitudini e portare una persona da comportamenti alimentari generalmente sbagliati a comportamenti alimentari sicuramente più virtuosi. Quindi è mio compito anche con queste informazioni cercare di snellirti un pochino tutte quelle che sono le congetture e le elaborazioni mentali che devi fare per comunque gestire questo tipo di tematiche. Bene, partiamo quindi da cosa possiamo bere. Allora, partiamo dall'ovvio, quindi dall'acqua. Quale acqua possiamo bere? Anzitutto, perché possiamo bere l'acqua? Perché chiaramente non contiene zuccheri. Quindi questo è il primo principio. Dieta chetogenica è una dieta che tiene molto 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 sotto controllo l'assunzione di carboidrati. Parliamo del 5-10% massimo di carboidrati che quotidianamente, delle calorie quotidiane che assumiamo da carboidrati, tiene sotto controllo anche un pochino meno, ma tiene sotto controllo anche le proteine in termini di quantità, e la restante parte delle calorie quotidiane vengono assunte da grassi, ok? Anche nelle bevande, ovviamente anche in quello che beviamo, ci sono calorie, ed ecco perché dobbiamo stare molto attenti, soprattutto zuccherine, dobbiamo stare molto attenti nel gestire questo tipo di informazioni e di bevande che possono quindi ingannare e farci perdere un po' la bussola rispetto a quello che stiamo facendo. Quindi, cosa non contiene appunto nulla? In teoria l'acqua. L'acqua quindi è il nostro primo e più abbondante. Ecco, una cosa molto importante:
premessa, questo vale per la keto, per la paleo, per la zona, per la dieta mediterranea, per qualunque dieta vegana, vegetariana, non si può idratarsi a bibite, ragazzi, cioè questa è una cosa che non mi capita così di rado purtroppo di vedere, non ci si può idratare a bibite, non possiamo bere la Coca-Cola come fonte di idratazione, cioè mi sembra talmente ovvio, però bisogna un po' slegarci. Se sei una di queste persone, bisogna che con un percorso graduale ti disintossichi, ti togli le catene da questo tipo di vizio, perché questo è un vizio che non è molto molto brillante in termini di prospettive future. Anche se sono bibite senza zucchero e così via, non mi interessa, non sono comunque bibite che vanno consumate in 2, 3, 4 litri al giorno. Poi farà caldo, farà freddo, ci sarà umido, hai fatto sport, ma non c'entra niente, ok? Quindi prima lezione è: non ci si può idratare primariamente da bibite. Va bene, perfetto. Quindi torniamo all'acqua. L'acqua quindi è la nostra fonte più abbondante e prioritaria di idratazione, primaria di idratazione nel nostro quotidiano. Quale acqua possiamo bere? Allora, in realtà sostanzialmente possiamo bere tutti i tipi di acqua. In realtà la scelta del tipo di acqua non dipende dalla dieta chetogenica o da diete di altro tipo. Dipende primariamente da fattori legati, per esempio, alla funzionalità renale, all'osteoporosi, a fattori clinici di questo tipo. La maggior parte delle persone può giovare da un'acqua che al di sotto, diciamo, dei 100-150 milligrammi litro di residuo fisso, ecco, se proprio vogliamo dare delle indicazioni generali. Quindi nel 99% dei casi questo è il mio suggerimento. Acque più ricche, non so, di ferro, di calcio e di altri sali minerali si usano magari in qualche situazione più particolare, dove appunto c'è un'esigenza di integrare dei sali minerali anche attraverso un'acqua più ricca, più alta di residuo fisso e più alta in certi tipi di minerali. Magari soprattutto il calcio è quello più diffuso di solito. Quindi questo è il discorso. Quindi l'acqua, qualunque acqua di questo tipo va bene se appunto la utilizziamo come fonte primaria di idratazione per il nostro organismo. Acqua naturale o frizzante? Questa è un'altra delle domande più gettonate. Allora, non sono contro l'acqua frizzante in generale, quindi un'acqua frizzante può essere bevuta. Non sono neanche un fan del bere solo l'acqua frizzante, anche questo cioè non esiste che l'acqua naturale non disseti, cioè siamo evoluti, ma non come umani, ma come proprio mammiferi e ancora prima, bevendo acqua naturale, di fatto, salvo rarissime eccezioni. Non mi citate la fonte della San Pellegrino che è effervescente, cioè, non è che vivevano tutti a Bergamo, quindi ecco, l'acqua naturale chiaramente è un qualcosa a cui ci siamo disabituati, ecco, non è che disisseta meno, è che sostanzialmente siamo disabituati a quel tipo di sensazione, ma ecco, almeno gestire in proporzioni pari acqua naturale e acqua frizzante, non bere acqua solo frizzante. Questo è un consiglio che mi sento anche qui di dare. Quindi ecco, diciamo, secondo errore da fare e da non fare, ecco, non solo non idratarsi solo con le bibite, ma anche non idratarsi solo e esclusivamente con acqua frizzante. E sull'acqua, diciamo, c'è poco da dire, poco altro da aggiungere per quanto riguarda la dieta chetogenica. Dunque ecco, questa è un po' l'indicazione di massima che mi sento di darvi. Passiamo agli infusi, alle tisane, al tè, al caffè. Ok, tutte queste bevande ovviamente sono generalmente consentite. Allora, il caffè in primis, pensiamo al Bulletproof Coffee, è qualcosa che in dieta chetogenica si usa molto, quindi questo caffè un po' potenziato con acidi grassi a catena media, quindi derivati dell'olio MCT sostanzialmente, e del burro ghee, tutto frullato e fa questa sorta di cappuccino. Il caffè è la base di questa bevanda. Caffè che ovviamente non contiene zuccheri, ma che può essere utilizzato ampiamente in questo tipo di alimentazione. Anche per certi versi è interessante usarlo, soprattutto in certe fasi della giornata, perché ci dà anche un po' di carica, un po', insomma, la caffeina sappiamo tutti che cosa fa, e dunque può essere interessante da utilizzare. Ma così come interessanti possono essere sicuramente tisane e tè, da solo anche qui da utilizzare, se non ci sono, ovviamente questi sono consigli generici, dobbiamo capire un po' anche se ci sono delle patologie, delle situazioni dove non vanno usati, ma in generale, se non ci sono controindicazioni
controindicazioni a questo possono essere assolutamente usati. L'unica accortezza sulle tisane è, soprattutto quando le andiamo a comprare in erboristeria, stare attenti che non contengano magari pezzi di frutta intera. Ora, non è che se c'è mezzo mirtillo essiccato succede qualcosa, intendiamoci, un pezzettino di fragola essiccata succede qualcosa nella nostra chetosi, però se questo magari viene fatto 3, 4, 5 volte al giorno, sai, ci sono persone particolarmente appassionate di tisane e così via, e questo chiaramente può essere un fattore che può darci, anche quei pochi grammi di carboidrati possono comunque fare cumulo con quello che andiamo a fare durante la giornata, quindi magari evitiamo o comunque usiamo più sporadicamente quelle tisane con i pezzi di frutta al loro interno essiccata. Ecco, questo può essere un consiglio da portare a casa da questo punto di vista. Ovviamente tutto questo, tè, tisane, caffè, tutto chiaramente senza zucchero. Quindi senza zucchero intendo senza saccarosio, che è lo zucchero tradizionale che utilizziamo al bar per bere il caffè normalmente, e senza neanche fruttosio, ok? Quindi senza zucchero, senza diciamo contenuto di tutti quegli zuccheri che ci aiutano a dolcificare un alimento, ma che contengono purtroppo appunto zuccheri assimilabili per noi, ok? Quindi sempre questa regola ovviamente del senza zucchero. Poi abbiamo i succhi di frutta che insomma siamo anche in estate, insomma succhi di frutta ci piacciono molto, e in realtà i succhi di frutta, ragazzi, non vanno bene anche se sono senza zuccheri aggiunti. Ecco, questo è un dettaglio molto importante. Una persona può pensare che come un caffè senza zuccheri aggiunti, allora anche un succo di frutta senza zuccheri aggiunti va bene perché ha zero carboidrati. No, se leggete l'etichetta, un succo di frutta senza zuccheri aggiunti che cos'è? È un succo, per esempio immaginiamo di mela, estratto dalla mela con gli zuccheri della mela senza aggiungerne altri, perché la perversione spesso e volentieri è quella di avere già gli zuccheri della frutta e in più aggiungerci altro zucchero per renderlo ancora più buono. Ci sono varie marche che fanno questo, quindi quando non trovate scritto senza zuccheri aggiunti è perché per definizione ce li hanno aggiunti, ok? Questo è un po' il tema su questo, quindi stiamo molto attenti alla lettura delle etichette. E dunque anche questi succhi senza zuccheri aggiunti contengono comunque gli zuccheri della frutta, e badate bene, bere i succhi è un modo molto molto più rapido di accumulare carboidrati. Se voi guardate i valori per 100 ml, un succo di frutta può avere magari 7, 8, 10 grammi di carboidrati per 100 ml. 100 ml, ragazzi, non è un quarto di bicchiere, cioè poco più di forse un terzo di bicchiere, è pochissimo. Quindi è facilissimo, perché? Perché appunto bevendo questi zuccheri non ci accorgiamo di quanto stiamo mangiando. Quindi magari è l'equivalente di, non so, una mela molto grande che andiamo a mangiare e andiamo a bere in un sorso praticamente in una volta sola. Quindi prestate molta attenzione ai succhi di frutta, perché d'estate per la dieta chetogenica non vanno bene. È un errore che sembra banale, ma guarda che viene fatto molto più spesso di quello che pensi, eh? Quindi attenzione a questo tipo di diciamo etichette, a questo tipo di bevande, perché non sono considerate corrette in dieta chetogenica, ok? Quindi noi dobbiamo sempre stare attenti a non consumare un eccesso di zuccheri assimilabili nel nostro quotidiano, e stare quindi attenti alle quantità. E chiaramente se devo consumare degli zuccheri non ha senso che io li beva, ma ha più senso che io li mangi, ok? Soprattutto da fonti che non sono solo di zuccheri, ma magari sono fonti di fibre, antiossidanti e così via, come la verdura, ok? Passiamo invece alla parte di alcolici. Gli alcolici si possono bere in dieta chetogenica? Gli alcolici possono essere utilizzati, o in generale, anche se possono essere utilizzati, tendo a sconsigliarli, se non magari in casi eccezionali dove magari c'è un brindisi da fare, c'è una festa, c'è qualcosa da festeggiare di speciale. Ecco, questi alcolici generalmente possono essere utilizzati, quindi un mezzo bicchiere di prosecco, un mezzo bicchiere di vino, tenendo conto poi magari del computo totale di questo bicchiere dei carboidrati totali, non è un grosso problema. Anche qui il problema è di sobrietà, nel senso che non voglio neanche che passi il messaggio di ok, posso bermi due bicchieri di vino al giorno e non mi mangio la verdura, anche se i carboidrati sono gli stessi, però ecco, non funziona così, cioè dobbiamo anche un po', anche qui un po' come per l'idratazione con le sole bibite, rompere un po' queste abitudini di abbinare sempre l'alcol a qualcosa che dobbiamo fare, ok? È una qualcosa che è legato alla socialità, è una bevanda che ci rilassa, che ci rende più diciamo gioiosi e così via, ma
non è, diciamo, è un qualcosa da cui non possiamo dipendere completamente, ok? Quindi un percorso nutrizionale è un percorso anche che magari ci disabitua all'uso quotidiano di questo tipo di bevande, ok? Quindi lungi da me fare il puritano, no alcol per forza di cose, però ecco, cerchiamo di diluire l'assunzione di alcol, perché indipendentemente dalla dieta chetogenica oppure no, è comunque una bevanda che non solo non ha dose di sicurezza, anche se ci hanno detto molte volte che un bicchiere al giorno fa morire di meno, fa venire meno infarti e così via. In realtà non è vero, cioè sono studi fatti abbastanza male e per poco veritieri, ma l'etanolo è comunque una molecola tossica, quindi va gestita come tale, e dunque la frequenza di assunzione, la dose fanno in qualche modo il veleno, ok? Quindi alcolici sì, quindi abbiamo detto quel mezzo bicchiere di vino, mezzo bicchiere di prosecco. Possiamo anche concederci eventualmente, nell'eccezionalità, un cocktail, che è col gin. Il gin è un alcolico che ha praticamente zero carboidrati. Ci sono delle toniche, delle bibite toniche zero, quindi alcuni miei pazienti, quando sono per esempio in vacanza, vogliono festeggiare qualcosa, usano anche il gin tonic in questo modo, anche se, vi ripeto, può essere qualcosa di molto molto sporadico, non una grande idea a livello di uso quotidiano, chiaramente. Quindi ecco, gli alcolici ok sì, ma con estrema 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 moderazione, ok? E poi andiamo alle bibite. Le bibite, ovviamente parliamo solo di bibite zero, perché sono bibite. Le altre bibite ovviamente non vanno bene, perché contengono, un po' come i succhi di frutta, addirittura a volte di più, un sacco di zuccheri, un sacco di zucchero in generale, di saccarosio per 100 ml, e dunque chiaramente le escludiamo a priori. Le bibite zero, anche qui l'utilizzo delle bibite zero può essere utilizzato sì, assolutamente, assolutamente, anche per dare un po' di varietà, magari mangiamo alcuni alimenti dove diventa anche buono abbinarci una bibita zero, o magari, so, fa caldo, estate, un bicchiere di una bibita zero può piacerci, però anche qui si tratta di dosi piuttosto piccole, non perché in eccesso di dose usciamo dalla chetosi, non è solo questo, ma perché dobbiamo anche qui usare in maniera sobria questo tipo di bevande. Non possiamo usare tonnellate di litri di Coca-Cola, aranciata, tè e così via in questa maniera, anche che se è zero, anche se non contiene carboidrati, ok? Dobbiamo un po' dissociare questa dipendenza da sapore che abbiamo e dobbiamo riassociare quel sapore che non esiste, il sapore neutro dell'acqua, a qualcosa che è più familiare per noi. Questo è un tema molto 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 importante che mi tocca sempre. Quindi quello che consiglio di solito ai miei pazienti, salvo controindicazioni particolari, è di usare uno o due bicchieri al giorno di bibita zero e diciamo finirla qui, ecco, non usarla costantemente, appunto, per idratarsi, come dicevo prima all'inizio di questo podcast. C'è anche un'altra tematica legata al bere, che è legata per esempio al brodo. Il brodo, mi viene chiesto anche questo in keto, il brodo di pollo per esempio e così via, il brodo va assolutamente molto bene. Il brodo non contiene di fatto carboidrati, contiene pochissime proteine, anzi da fonti anche interessanti come il collagene, contiene molti sali minerali, molto nutriente, a livello proprio di non tanto di calorie, ma di cosa contiene a livello di micronutrienti, e dunque può essere assolutamente utilizzato. Lo metto nelle bevande perché in realtà lo beviamo il brodo, non lo mangiamo, ecco, non lo mastichiamo. E un altro tema sempre legato a cosa beviamo e mangiamo è magari il minestrone, le vellutate e così via. Ecco, questo tipo di alimenti possono essere sicuramente utilizzati, mantenendo sempre sotto controllo a crudo quante verdure vado a utilizzare, che tipo di verdure vado a utilizzare, e quindi quanti carboidrati totali avrà quel piatto o quella scodella di minestrone. Quindi anche questi sono alimenti che assolutamente, anche per quotidianamente, magari non in questa stagione estiva ma in una stagione più autunno-inverno, possono essere contemplati in una dieta di questo tipo, ok? Se ti è piaciuto questo episodio, metti le 5 stelline, iscriviti alla mia pagina Facebook di Vivere in Chetogenica, e ti aspetto nel prossimo episodio, che sarà l'episodio 25, un altro piccolo traguardo raggiunto di questo podcast. Un saluto dal dottor Vieri, ci sentiamo alla prossima.